la riforma delle ATC. Nel 2014 è stata fatta una proposta di legge che è stata approvata che riduceva da 19 a 9 le ATC, quindi da ambiti subprovinciali a ambiti provinciali. Come avevamo già noi detto all'inizio della nostra legislatura, questa riforma era anticostituzionale, semplicemente perché viola la legge nazionale. Hanno proposto in fretta e furia di cercare di rimediare riportando tutto a prima e noi abbiamo chiesto il passaggio a commissione e abbiamo scoperto che in realtà vogliono prorogare questo stato di illegittimità fino a dicembre. Noi contestiamo tutto questo semplicemente perché è il metodo che è sbagliato, passerebbe un precedente terribile e in ogni caso tutto questo andrebbe a detrimento anche di tutta quella che è l'attività delle ATC e noi abbiamo denunciato anche questo in commissione.